Io e il surreale non siamo mai andati d'accordo, se seguite questo canale forse l'avrete anche intuito. Quindi se oggi vi dico che parliamo di Alice nel Paese delle Meraviglie, può darsi che qualcuno di voi rimanga sorpreso, però lo facciamo lo stesso. Iscrivetevi al canale, mi raccomando. Di Alice nel Paese delle Meraviglie, Lewis Carroll, 1865. La prima volta che ho sentito parlare di Alice nel Paese delle Meraviglie è stato grazie a Snoopy, non il mio compianto coniglietto, ma il cane di Charlie Brown, che in alcune vignette spariva, lasciando solo il proprio sardonico sorriso aleggiare sulla famosa cuccia o accanto a qualcuno degli altri personaggi. E dunque si esibiva insomma in questo numero del bracchetto del Cheshire, facendo il verso all'omonimo gatto, personaggio giusto appunto, che compare nel libro di Lewis Carroll. Un trucchetto che Snoopy sa fare benissimo, un numero da mago, da prestigiatore, diciamo, e qualche volta succede proprio mentre qualche umano gli sta leggendo. Vicino a lui, vicino a Snoopy, Alice nel Paese delle Meraviglie, e ci sono sempre questi effetti esilaranti. Ovvio, tipico di me, ho letto il fumetto, ma molto, ma molto, ma molto prima di poter cogliere quella citazione. E poi ho scoperto che il gatto in oggetto è un personaggio fondamentale in questo racconto. Protagonista la piccola Alice che un giorno scende nella tana di un coniglio bianco che sta inseguendo, cade giù e finisce in un mondo che è più che fantastico e assurdo. In preda a una non logica spiazzante, un libro per bambini ufficialmente, suppongo apprezzato per via del carattere bizzarro e incredibile dei personaggi e di tutte le situazioni che si susseguono. Il gatto forse è proprio uno dei personaggi più interessanti, a dire il vero, oltre che il principale compagno di avventure di Alice da metà libro in poi. Il quale gatto compare, riappare, scompare, come dove vuole, donde la citazione dei fumetti di Snoopy, e a volte sembra che si trovi anche in più di un posto contemporaneamente, e poi si esprime per enigmi. Questo è ciò che attira del personaggio. E nella prima conversazione tra il gatto e Alice, il gatto spiega, le spiega ad Alice, che da quelle parti sono tutti matti, lei compresa, altrimenti non sarebbe lì, giusto? Ecco. Doveva essere un po' matto anche Carroll, anche se faceva il professore di matematica a Oxford, o forse proprio per quello, per sfuggire alla... ingabbiato in una certa logica, gli piaceva uscirne in maniera clamorosa ed eclatante. Le sue biografie lo descrivono come un tipo bizzarro, che amava giocare come un bambino, con questo lato infantile marcatissimo, quindi probabilmente in Alice non ha fatto altro che sistematizzare e strutturare queste fantasie del tutto assurde, con conigli parlanti, regine di cuori che vogliono decapitare tutti. Devo dire che l'elemento inquietante non manca mai, neanche qui con questa cosa della morte che aleggia come costante minaccia. Poi ci sono i personaggi che cambiano, che si trasformano, che spariscono. A me suona inquietante, cosa vi devo dire? Sono fatta così, ma è solo io, eh. Però l'interpretazione più classica è che Alice sia un racconto sul crescere, sul diventare grandi. Anche perché Alice cambia anche fisicamente di dimensioni più volte nel corso della storia, del racconto, quindi si scontra con modificazioni fisiche, donde certamente il rimando al processo del crescere. Un altro tema è quello della perdita dell'innocenza, della fanciullezza. E forse in ciò che Alice vede nel mondo sotterraneo c'è anche un voler svelare quello che, secondo Carroll, i bambini pensano degli adulti. Questo è interessante. E c'è questa cosa degli adulti che hanno bisogno di regole per vivere, anche se ogni tanto non sanno neanche bene perché le seguono queste regole qua, no? Le fanno cose assurde in nome delle regole per rispettarle. E poi, siccome alla fine di queste avventure Alice si ritrova cresciuta e maturata, ecco che i personaggi non sono altro che un mazzo di carte. E lei, debitamente maturata, torna nel mondo reale, nel mondo dei grandi. O meglio, è troppo matura per stare ancora nel Paese delle Meraviglie e allora si risveglia nel mondo reale, che è quello che sarà poi degli adulti. Ancora c'è il tema dell'identità. Diversi personaggi hanno un'identità un po' confusa, lei stessa non, in qualche occasione non sa più bene chi è. Il gatto dice appunto quella cosa che dicevo prima, sono tutti matti, te compresa, se no non saresti qua. Ne consegue che avere un'identità stabile è una cosa preziosa, ma guarda te, dico una cosa fuorissimo di moda.
Invece è molto utile nel Paese delle Meraviglie essere un po' fuori, no? È una riflessione sulla quale si potrebbe discettare a lungo, no? Questa società attuale che vuole privarci di identità, ma lasciamo stare. Concludo dicendo che questo è soprattutto un racconto sulla curiosità, perché Alice segue il coniglio bianco, perché vede sto coniglio col cipollotto in mano, l'orologio che dice sono in ritardo, e quindi per curiosità lo segue. Quella curiosità innata, tipica, invincibile, tipica dell'infanzia, ed è per quello che Alice va in quel mondo assurdo. Quindi forse non è neanche il caso di attaccare troppi significati posticci a quello che alla fine è un sogno. Alla prossima storia. Ah no, aspettate, chiudo dicendo, vi stupirà, ma non ho mai visto il film di Walt Disney su Alice e il Paese delle Meraviglie. Alla prossima storia!